Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 18 dicembre. Vediamo quali sono i temi della giornata. Quella di oggi, dai giornali italiani, è la giornata di Matteo Renzi e la Boschi. Hanno fatto due interviste, una sul Corriere della Sera e l'altra mi sembra, anzi no, sicuramente sul Messaggero, intervistata da Barbara Yerkov. Non so quale, anzi no, so quale delle due è la più commestibile. Anzi, c'è un terzo elemento a questa offensiva mediatica, che è quella dell'intervista anzi della lettera del portavoce del Partito Democratico Marco Agnoletti, sul Fatto Quotidiano. Direi che tra le tre uscite del cuore del cerchio renzista, sicuramente la migliore è quella del portavoce, che mi sembra abbia più contenuti rispetto alle altre. Ma comunque torniamo andiamo in ordine. Renzi oggi fa un'intervista al Corriere della Sera in cui dice: è vero, il mio consenso è in calo. Giorgio, ci sei sempre. Voglio vedere se Giorgio ci sarà anche, non so, il 31, Giorgio Tocchi che fa UG tutte le volte che ci vede. Voglio vedere se, come avrebbe potuto negare Renzi il fatto che il consenso nei suoi confronti stesse scendendo, se ne rende conto platealmente lui ogni volta che va in giro, ma i sondaggi dicono altrettanto. Diciamo che l'intervista fatta da Renzi a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, quindi un'intervista di un uomo che sa che sta perdendo consenso, ed esce con una frase d'effetto che però ha abbastanza un senso, dice, anche se qualcuno di voi la potrà definire grandemente ipocrita, però è una bella trovata, diciamo, mediatica. Ho perso il consenso, ma pur di fare il bene del paese me ne frego di aver perso il consenso, cioè ho fatto quelle cose impopolari che andavano fatte. Devo dire che su certe cose, Jobs Act e una parte della riforma delle pensioni, io penso che abbia fatto delle cose impopolari che andassero fatte, quindi il suo punto di vista per un certo, diciamo, moderatismo può avere un suo senso. Quando poi leggo l'intervista della Boschi, capisco che l'anima nera dietro a questa costruzione del renzismo del renzismo forse è proprio Maria Elena Boschi, perché nell'intervista che fa alla Yerkov è tutto un minacciare, è un tutto un tutto io, è un tutto io, non volevo stare al governo, è Gentiloni che me l'ha chiesto. Sì, mi immagino Gentiloni che ha detto: adesso vediamo un po' chi può essere utile a questo governo, chi può essere utile al governo di Gentiloni. Tra tutte le grandi personalità del mondo, questa ragazza, questa meteora del renzismo, era fondamentale, tant'è che Gentiloni ha detto: per favore, Maria Elena Boschi, ti prego, fai il ministro del governo Gentiloni. Insomma, è evidente che non è andata così, è lì al governo perché Renzi ha preteso che il governo avesse una persona Boschi, però beh, la Boschi ci prende per il culo. Allora, quando vedi che la Boschi li prende per i fondelli su una cosa così di dettaglio come quella della sua presenza al governo Gentiloni, tendi a fidarti un pochino di meno rispetto a tutto quello che dice sulle banche. Sulle banche io sono convinto che lei sia completamente innocente, cioè che non derivi dalla Boschi il dissesto del sistema bancario italiano. Ne sono convinto e straconvinto, e sono convinto e straconvinto che viene utilizzata la Boschi per far del male al Partito Democratico e a Renzi. Ma questo è sempre avvenuto, è avvenuto con gli uomini, diciamo, più deboli di Berlusconi, con gli uomini più deboli di D'Alema, con gli uomini più deboli di Prodi, è sempre avvenuto. L'intervista della Boschi di oggi, direi che quindi bisogna leggerla in concomitanza con quella di Renzi. Renzi, un uomo che sa cosa vuol dire la politica, la Boschi, una piccola boss locale, piuttosto arrogante, come si vede quando dice e non dice su Vegas, per esempio sul fatto che Vegas si sarebbe ricordato dell'incontro con la Boschi riguardo alla Popolare dell'Etruria, come se gli manda un segnale, poi dice: mi ricordo di Vegas quando votò la fiducia al governo Berlusconi. Cosa vuole dire ministro Boschi? Se c'è qualcosa da dire, forse aveva molti anni per dirlo nei confronti del ministro, dell'uomo che si occupa della Consob, e non lo incontrava l'uomo della Consob, se aveva un pregiudizio nei confronti dell'uomo della Consob perché aveva votato la fiducia a Berlusconi. Se lei aveva questo pregiudizio, perché lo incontra per parlare della Popolare dell'Etruria e del sistema Orafo e oggi lei si sente seccata? Insomma, mi sembra che la posizione della Boschi è ridicola, non per quello che ha fatto nel passato col papà, ma quello che sta facendo oggi nella sua difesa. Sono una donna, per quello mi attaccate. La trovo una posizione che rende la Boschi indifendibile dal punto di vista politico, difendibile dal punto di vista giudiziario, ovviamente. Il Fatto Quotidiano ospita invece una cosa molto più interessante e molto più intelligente, cioè
La lettera che fa il portavoce di Renzi sulla grande questione bancaria è una lettera circostanziata, fatta di punti. Marco Agnoletto dice delle cose molto interessanti, dice che per esempio il fallimento dell'Etruria vale 700-800 milioni di euro, il che rispetto ai fallimenti bancari di cui lo Stato si è occupato 44 miliardi rappresenta l'1,5%. Insomma, i numeri, i dati, la consistenza non della gravità della vicenda, perché anche un euro rubato ai risparmiatori o sottratto ai risparmiatori è grave, ma insomma, la dignità della lettera che ha fatto Agnoletti mi sembra decisamente diversa per chi non abbia un pregiudizio nei confronti di sinistra, destra, alto e basso, molto migliore. E racconta della riforma delle SPA, racconta in SPA delle popolari, del patrimonio necessario passato a 8 miliardi. Insomma, la lettera di Agnoletti è forte, la risposta di Miletti è meno forte e più polemica. Quindi questo era il modo di difendersi, non quello che utilizza da Boschi facendo i pizzini nei confronti di Vegas e degli altri. Sul TAP, cioè il tubo indispensabile per la nostra indipendenza energetica, fantastico oggi Giuseppe Marino che sul giornale prende per i fondelli tutti i catastrofismi e le fake news che sono e le post-verità che sono create sul TAP, che è un'opera utile. Non direi indispensabile, non c'è nulla di indispensabile al mondo, costa relativamente poco, non ha un impatto ambientale e, come fa capire oggi molto chiaramente Marino, anche questa Hiroshima che si creerebbe se dovesse scoppiare quel tubo è una di quelle grandi e gigantesche palle che ci vengono raccontate da Emiliano e Company, il quale Emiliano oggi sul Corriere della Sera ci fa capire che lui è favorevole alla TAP, è favorevole alla TAP, sta a fare tutto sto casino, dice ma ci sarebbero alternative dove farla approdare, certo. E questo vuol dire essere favorevoli a parole e essere contrari nei fatti. Ridicola la questione di Emiliano perché mentre fa il capopopolo, dall'altra fa finta di essere favorevole. Nel frattempo contestano ai limiti della violenza il sottosegretario dello sviluppo economico, ma sui giornali non se ne parla perché se a contestare sono i no TAP va benissimo un sottosegretario, se invece entrare sono quattro deficienti e balordi di Lanzichenko ne facciamo, no, la questione epocale. Minniti, perché non fa una cacchio di come si chiama, dichiarazione Mattarella a favore del sottosegretario che è stata ieri maltrattata dai NoTap? Perché non lo fa e invece lo fa nei confronti dell'associazione da cui arrivano quattro che leggono un proclama? No, non si fa per la signora che è stata, perché i NoTap non si toccano, va bene? Stupenda l'idea di definirla quella opera strategica che aveva avuto lo stesso Minniti, il che, come mal sintetizzato dai giornali, che cosa voleva dire? Una cosa che in tutti i paesi è normale tranne che in Italia, cioè se uno passa una recinzione, entra nella recinzione e danneggia quello che avviene in quella proprietà pubblica o privata, viene arrestato, tranne che in Italia, dove non si viene arrestati. Oggi i titoli, arrestati quelli che sabotavano la tappa, e grazie, io speravo che fosse normale arrestare le persone che sabotano un'opera pubblica. No, in Italia no, c'era bisogno di una legge, che per la quale non è passata perché il presidente Boccia della commissione che si occupa, che avrebbe dovuto mettere la legge, se ne è. Si è, come si chiama, opposto. Consiglio di Stato, oggi c'è tutto un approfondimento del fatto, diciamo un po' banalotto, non è molto interessante, tranne che per una parte, vi consiglio di leggere questo pezzo perché ricorda un'intervista di Prodi, grandissima intervista di Prodi. Ogni tanto Prodi dice delle cose sacrosante, come disse sulle le perforazioni nell'Adriatico, dicendo guardate che l'Adriatico se non lo perforano gli italiani è come una buona bibita con tante cannucce, le cannucce le prenderanno i paesi dell'ex Jugoslavia, aspireranno tutta quel petrolio che c'è là, sbrighiamoci a perforare, trivellare, ma ovviamente questo è politicamente scorretto e nessuno se lo ricorda. Altrettanto politicamente scorretto, lo ricorda oggi incidentalmente il pezzo del fatto riguardo a Prodi, e quando disse aboliamo il Consiglio di Stato, aboliamo la giustizia amministrativa, tare Consiglio di Stato, non lo dice Salvini, non lo dice Berlusconi, lo dice Prodi che con l'abolizione della giustizia amministrativa, pensate un po' voi, questo dice Prodi, io non so se è vero, sì lo so Francesco che è di sceglie Boccia. Allora, il Prodi diceva che attraverso l'abolizione della giustizia amministrativa e tutte le sue lentezze, l'Italia avrebbe un aumento della sua, come si chiama, del suo PIL. Nel frattempo, intervista di Caselli, pezzo di Caselli, magistrato rispettabilissimo, per fortuna che non ci governa, perché dice, vabbè, insomma, che bisognerebbe addirittura fare l'albo delle scuole come quella di Bellomo, cioè quest'idea pubblicistica per cui se c'è lo Stato è sempre meglio che riguardo al privato. Liberi e Uguali, cioè il partito dei magistrati e della sinistra, capeggiata da Grasso, persona per bene ma che
ha esperienza politica pari alla mia, cioè pari a zero, è diventato secondo me il partito dell'establishment. Oggi leggevo su Repubblica o su un altro giornale chi è che fa parte di questo partito, mi sembra il Corriere della Sera, Grasso appunto, Presidente del Senato, Boldrini che si candida a Milano e a Torino, terza carica dello Stato, il nipote di Prodi si carica non so per quale meriti, il fratello di De Magistris, Antonio Bassolino, questo è sinistra e la sinistra di Liberi Uguali. Poi va benissimo, ovviamente le grandi forze del passato e i parenti possono essere più bravi dei loro congiunti, ma insomma mi viene da ridere. Sondaggio di Repubblica sulle fake news dice che nell'ultimo anno hanno considerato vera una fake news il 56% degli italiani, ma se l'hanno, si sono resi conto che era una fake news, perché poi l'hanno considerata vera, dove hanno verificato che quella fake news era veramente fake? È la domanda che io mi faccio. E soprattutto, se uno si rende conto che una fake news è vera, ragazzi, fa parte della vita. Quante volte ci dicono delle bugie? Il problema è quando ci dicono delle bugie, riuscire a verificare che quelle bugie siano tali. Quindi non mi scandalizza su questa vicenda. E in più, se avessero fatto lo stesso sondaggio, quante volte avete letto una fake news o avete sentito una fake news in radio, in televisione e sui giornali? Probabilmente gli italiani avrebbero risposto altrettante volte. Insomma, questa idea che le fake news siano create dalla rete, cioè da noi, da Facebook, da internet, ci sono ovunque, ma le fake news non le fanno i mezzi, le fanno gli esseri umani, e noi esseri umani di fake news e di bugie da sempre ne facciamo tante. Fake news, ridicola questa, che non è una fake news, è soltanto un'ipocrisia tipica delle donne che si vestono di nero ai Golden Globe, una di quelle che si vestirà di nero è quella che diceva che Weinstein era un dio, cioè Meryl Streep, e poi direi che c'è il sondaggio della stampa che ci dice una cosa che forse tutti noi sapevamo, che gli italiani più che dell'euro hanno paura dei migranti. Direi che per oggi è tutto. Condividete questa zuppa che faccio delle mie vacanze, diciamo un po' estive, anche se il tempo non è favoloso, voglio riuscire, se riesco, a farle anche in questo periodo di vacanza che sa che mi sono preso e che, come dice Carolina, è al caldo. Un grande saluto, un abbraccio a tutti quanti voi e condividete se vi è piaciuta questa zuppa. Ciao!